qui dentro. Ok, ufficiale, ha nevicato un botto. Domani potrebbe essere davvero epico. Giornata incredibile, c'è un sole allucinante, in effetti è nevicato un sacco. Resteremo prevalentemente nei boschetti, stiamo in zone sicure perché comunque dopo una nevicata del genere ci sono un sacco di zone instabili. Per quello ci affidiamo a Mollo, che conosce benissimo la zona. Mi ha fatto vedere dei video di ieri dove c'era veramente troppa neve. E oggi è una di quelle giornate dove voglio godermi al massimo la sciata, la giornata, e non voglio stare dietro troppo a dronate, fermarsi per filmare, fare la foto, no, voglio andare veloce, non far rentare il gruppo, quindi porterò con me solo un drone con due batterie, magari se ci fermiamo lo faccio volare, ma non sarà la mia priorità. Poi mi porto la GoPro 8 con 4 batterie, 2 power bank, e mi porto anche la GoPro Max, che magari mi leggo allo zaino o mi tengo in mano. Voglio fare riprese veloci, voglio avere attrezzatura leggera perché comunque avrò lo zaino con me, con la borraccia d'acqua, le pelli, pala, sonda e anche l'airbag, quindi pesa un pochino, anche se questo è uno zaino pazzesco, veramente lo consiglio di brutto, uno perché è sicuro e anche perché ha un sacco di spazio. Andiamo. Yes. Ale, se partì. Buongiorno. Allora, sto in quota, c'è vento, c'è rischio valanga, quindi gli impianti alti sono chiusi. Credo che inizieremo dai boschetti, che a me va benissimo, anzi proprio quello che aspetto. Non c'è una nuvola, fa abbastanza freddo, potrebbe essere epico. Mollo conosce benissimo tutta la zona. Oggi andiamo a fare dei boschetti al Bourget. Aspettiamo, okay, intanto che ci aprono tutte le varie telesiege. Poi risaliamo e andiamo a gasare verso l'Italia. Figata. Però fa sti due cazzo di versanti così che spessissimo stacca i lati. Io vado avanti nel canalino e vi dico com'è, ok? Lasciamo solo un po' di spazio e ci vediamo in fondo, ok? Occhio solo ai lati. Vai, 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 vai. No, no, dobbiamo cercare il pillow. Sì, assolutamente. Seconda run in arrivo. Entriamo qua, facciamo questa parte qua. Saltiamo lì la crestina, lasciamo tutto il canale di sinistra. Sì. Dai, che mentre arriva Marghe montiamo tutto. Monta il drone, via, via. Via, 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 via. Allucinante, ma ha funzionato. Questa discesa provo a farla anche con la Max, l'ho infilata nello zaino, potrebbe venire abbastanza bene. Io ti seguo Mollo, eh? Andiamo. Dai, vai, let's go. Oh! 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 Quanta neve c'è! Vado!
qua. Marvin, io ne rifarei volentieri un altro qua. Sì, sì, sì. Ma questo era pazzesco, eh. Da quel versante lì c'è veramente un sacco di neve. Ogni rana accendo la max. Che figo. Viene roba bella, dici? Secondo me sì. Io vado a infognarmi là dentro. Saranno cazzi miei. Subito, andiamo, subito. Poi devi prendere tutto a destra però. Poi vado a destra e rientro laggiù. Ok. Hey. Hey. Stiamo scendendo in questo boschetto. Ogni giro troviamo tracce fresche. È un sogno. Io la gaso giù di qua. Sì, 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 è buono, è buono. Un po' di saltini, non tante tracce. Secondo me qua è buono. Cliffettino lì. Guarda, 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 a partire anche da lassù. Qua è assurdo anche. Pillow, tutto a sinistra, poi tagliare tutto in giù. Let's go. Man, era tutto vergine qua sotto. Tutto lì bisogna fare. Tutto poi. Lì? Sì, sì. Non c'era tracce. Non c'è una traccia. Ma anche a fianco. Io me ne sono perso mille. Adesso lo voglio rifare. Ma poi bella pendenza. Fighissimo. Andiamo, 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 andiamo. Lanciato in rodeo, yay! Tutto in la sinistra e via. Sì, sì, let's go. Tutto a sinistra? Potrebbe essere epico qua. Ma hai fatto un volo allucinante. Allucinante, volato via, bam! Meno male che non c'era un albero. Comunque abbiamo la seggiovia qui sotto, saliamo in 10 minuti neanche. E tutto sto boschetto per noi. Senza senso. È il playground questo. Il playground, ragazzi. E io un altro lap. Ma tu hai visto il volo che ho fatto? T'ho visto solo polvere. Ma tu non l'hai visto? No, perché ero in una nuvola di polvere e poi ti ho solo visto rotolare in giù. Ho detto, ma come hai fatto? Ho preso quel cliff lì, che è duro atterraggio ormai. Velocità assurda. Ma è lì che ti sei sbandanato. Però lì non sei capito. No, curva, velocità pazzesca. Il tuo cazzo. Mi viene sbilanciato tutto da destra. Ah, sei esploso lì. Sono solo 30 metri in più, ma ne varrà la pena. Attenzione, attenzione. Come secondo te? Ci sta a atterrare lì sotto? Sì, sì. C'è niente. Salto qui, no? Da qua diventa un po' grosso, c'è lì dentro. Sì, sì, ma vabbè, anche da qua, tanto sì, giù. Sì, è morbido, terra un po' tipo storto. Sì, sì. E via. Vado? Yeah!
dietro quell'albero piegato. Perfetto. Che giornata, mamma mia. E non è finita. Abbiamo fatto una pausetta, poi risaliamo una cresta che è lassù, ci godiamo il tramonto e poi scendiamo verso Cesana. Potrebbe essere allucinante. C'è da un po' vedere com'è la condizione della neve. Proverò a far volare il drone mentre saliamo, perché sulla cresta, con questa luce e con questo panorama intorno, sarà incredibile. Che giornata fino adesso, mamma mia. A dire così è un delirio. Potrei mettermi qua e dronarvi mentre salite. Dammi un attimo, droniamo un po'. Bello però, veramente bello, fantastico. Riprendiamo su di là. Dammi ancora un attimo che mi sto preparando, ci sono quasi. Arrivo troppo tra poco. Ne ho presa una che mi ha cappottato tutto. Nessuno è passato di qua. Tutto fresco. Ma cos'era? Mi è piaciuto. Perché il bosco adesso è ampio, poi diventa un po' ripido ed è un po' sketch. Piuttosto facciamo un po' di taglia e andiamo sì. Piano. Ok. Vedi i canali. Noi siamo scesi lì. Ieri sono sceso dritto da quelle rocce là. Cioè noi arriviamo proprio giù in strada adesso. Che roba, ragazzi miei. Arrivati. No. Ma cosa stiamo dicendo? It's not bad. Man, non ci sto credendo. Oh, powder fino all'ultimo. Sì, capito. Man, questa è una delle giornate di powder più epiche della storia. Bello, è sto giro. Non sto scherzando, eh. Aspettavo una giornata così da veramente troppo tempo. A inizio stagione abbiamo beccato condizione buona, ci siamo divertiti, ma non era così secondo me. Tra l'altro oggi c'erano anche onde in Liguria, ieri ero lì per restare e surfare stamattina, però ho detto no, condizioni come oggi sono troppo rare, bisogna approfittarne. Troppo contento. Quelle giornate che ti fanno veramente sognare ad occhi aperti per tanti giorni. No, ma io tanto sono in botta col tramonto, cioè in botta proprio. Abbiamo sciato dritto verso casa. Devo dire che come video e contenuti sono contento sia per quello che è venuto, ma anche perché non mi sono stressato niente per farli, anzi mi sono divertito un sacco, ho provato un po' di inquadrature nuove, fatto delle dronate che volevo fare da un bel po' sulla cresta, con tipo un po' di golden light al tramonto. Zero stress davvero. Ho fatto un sacco di GoProate in POV, ho provato a usare lo stick tipo selfie che non usavo da veramente da un botto. Secondo me qualcosina è uscito. Tramonto assurdo tra l'altro. Pua. Dimmi una cosa, uomo. Domani mattina possiamo gasare? Sì. Ma
ci studiamo un giro, qualcosa inventiamo. Belli!